Buongiorno da questo sfondo innevato, adesso vi faccio vedere meglio. Eccolo qua. Buongiorno Lizzy, loro stanno belle spaparanzate a poltrire in cuccia, altro che uscire. Oggi è il primo del mese, quindi devo fare le solite cose burocratiche, posta, banca, devo anche andare a ritirare dei referti. Costa neve proprio. Sono emozionatissima. E in momenti come questi, i miei scarponcini da Urbex sono utilissimi. Ecco qua, sono in centro del paese. Ho ritirato gli esami e adesso finisco le commissioni. Sta continuando a nevicare per la cronaca. Infatti metto la fotocamera in borsa perché non voglio rovinarla. Tanto sto cercando di non scivolare perché tutta quest'acqua poi diventa ghiaccio e anche già prima stavo scivolando. Sono tornata a casa, breve storia triste, si è rotta una vite del cavalletto e quindi devo comprarlo nuovo. Mi bevo un caffè, intanto il mio solito e amato Cortado della Dolce Gusto, me ne bevo almeno 3 al giorno. E intanto sto sentendo Albifoto per un altro progetto che ho in mente e vi farò sapere appena è pronto. Intanto che aspetto la spesa, cucino, sto facendo pasta con zucchine. Poi penso che mi mangerò un hamburger di pollo o di manzo, adesso vedo. Intanto è arrivata la spesa. Eccomi qua con lo svuota la spesa, vi faccio vedere quello che ho ordinato da Carrefour. Tra l'altro danno anche i bollini per le moleschine. Quei taccuini tanto belli e carini, e ora ne voglio almeno un paio. Farò dunque più spesa da Carrefour in questo periodo, almeno finché non scade la promozione, ma non perdiamo tempo e cominciamo subito. 2 bottiglie di aceto balsamico Ponti, 2 di zucchero Zefiro Eridania, quello strasottile, è fantastico. Una bottiglia di olio Bertolli il Gentile, adesso non so bene la differenza tra gentile e robusto, quello che è, non me ne intendo, era in offerta 4 euro e l'ho preso per scorta. 5 confezioni di latte senza lattosio, non sono intollerante al lattosio, però mi tocca. Una confezione da 1 chilo di limoni, al Carrefour costano molto meno rispetto ad altri supermercati. E una confezione di Bon Roll classico, è da una vita che non lo mangio, poi farò comunione cristiana con le due ragazze. Ecco, sì, Lizzy, sei contenta? Busta di surgelati, una confezione di piselli finissimi della Carrefour. In genere i surgelati del marchio Carrefour sono veramente buoni, io li consiglio. Una busta di crema di verdure e visto il freddo è una vera manna dal cielo. Minestrone contadino della Findus, che raccomando, sono buoni i minestroni della Findus, li prendo sempre. Rimanendo in tema Findus, non mi sono fatta mancare i pisellini primavera, ma i surgelati non finiscono qui. Farò in fretta per non gelarmi le ginocchia. Un'altra busta di minestrone contadino, adesso mi viene in mente che era in offerta, per questo motivo che ne ho preso più di una confezione. Il minestrone è anche rapido da cucinare. Prendo, lo metto in pentola o se riesco nel microonde e vai, a posto così. Mangio pasto completo senza pasticciare troppo e vai con liscio. 2 confezioni di funghi champignons, a me piacciono tantissimo, li faccio generalmente con il riso. Ho approfittato della promozione di questi funghi misti, sempre per il risotto. Visto che sono dannatamente pigra, ho anche preso il misto soffritto della Orogel, almeno ce l'ho pronto.
e ogni volta che mi serve non ho più bisogno di star lì a tagliuzzare a destra e a sinistra. Ultima busta, ma non meno importante, una confezione di proteggi slip della Nuvenia in bustina, così me li posso portare ovunque. Tre confezioni di assorbenti interni del marchio Carrefour. Io mi trovo bene con questi, senza applicatore né nulla. Due confezioni di dischetti di cotone, visto che li consumo tantissimo. Una confezione di riso per fare il risotto con i funghi. E una confezione di cotton fioc della Carrefour. Direi che va benissimo così, costano manco un euro. E quattro confezioni di tonno Rio Mare leggero, il mio tonno preferito. Detto questo, io ora metto a posto la spesa e credo mi debba vestire perché devo andare al supermercato un attimo, visto che mea culpa mi sono dimenticata di ordinare il sale grosso e non ne ho quasi più. Mi succede sempre così, ogni santa volta che faccio la spesa compro sì le cose che mi servono, ma mi dimentico sempre qualcosa, anche se ho la lista. Ieri magari ero stanca o cosa, non ho letto sale grosso e non l'ho ordinato. Vabbè, poco male, ci metterò pochi minuti e vado a prenderlo. Ci vediamo dopo in questa giornata nevosa. Situazione del mio freezer è da sbrinare perché il cassetto superiore non entra. Aiuto, come faccio? E dopo più di 2 ore ecco il freezer sbrinato, quasi come nuovo. Ecco l'ultima parte di ghiaccio che è rimasto dentro.